Buongiorno. Tempo parte. Questo batteria. Quant'è? 67. No, spin. Se l'attacco qui no perché va in completo. No, c'è un power. Vabbè, sì. Dischi vi segnale rimandato, non lo so. No, che lo mando a fanculo. Prima che mando lui. Beh, devo dire che sono molto preoccupato. Oh, ricordati che stasera ho bisogno di un'unica sulla macchina che guido. Tanto infatti non vedo questo drive. Ma poi fai, io ti ho detto, ti spiego. Sto. Faccio un'intervista e poi lo facciamo. Sto. Faccio lo stronzo che scrive io. Il boss fighter. Il boss fighter. Anzi, fai lo slave fighter. Sì, infatti. Okay. Elisa sta pensando di fottersi l'andare là. Il fatto che non ci rispondano, però... Oh, Elisa! Elisa! Non tutti e tre, uno lasciamelo, eh! Non tutti e tre, uno lasciamelo che voglio portarvi via! Come portapece secondo me. Proviamo così, bello alto, così è comodo anche. Bello. Sappiamo quello che c'è da pagare. Si capisce. Inizio. Tu ti ricordi il numero di ieri, no? Eh? Ti ricordi il numero? Sì, Elisa 1 o 12, non mi ricordo. La 12. Ramona 15. Ilaria 4. Napolitano 18. Stettler 44. Gomez 10. Sì. 44 una ragazzina che è entrata dopo. No, lei. 10. La Romeo. 6, 7. 11. Poi qui ci va, qui c'è la Motta che c'è il 5, sono sicuro di questo. Come sostituta. C'è il 5. No, la Kranich che ha. La Kranich al 9. Kranich, esatto, aveva un nome da centrale. Fortissimo! Con una memoria visiva che faccio paura. Secondo me no, perché sì. 44 era una ragazzina che è entrata alla fine che ha fatto un gol. No, quella era 5. No, no, quello che è, ma anche. Infatti a un certo punto non sapevo chi era, ho segnato 44 nell'elenco dei gol, non era la Stettler. La Stettler era tipo un 7, un 6, un 7. No, no, 44, c'è la foto, vai su Facebook e guarda, c'è la foto. È una delle prime dell'inizio della partita. Ma cazzo fai a scrivere l'ho fatta per ignorantitudine qua? No, c'è un po' di Massimo Bortoli. Sì, no, di anche il nome. Quell'ignorante coglione. No, signori di Twitch, io mi dissocio da tutto. Quindi tu dici che se vado nelle foto che tu non hai neanche. Sì, le ho postate stamattina. Sei sicuro? Eh
sì, mancano anche live di, i match result di ieri. Questo è di oggi, questo è uscito stamattina che ci ho detto mai. Questa intervista. Fra, sono passate tre ore, sono più sotto. Questo è quello che è uscito, lo che avevo impostato io. Molto piccolo. Questo posto l'ho fatto. Quando è uscito? Un'ora fa. Un'ora fa. L'ho postato stamattina alle 9, puoi scendere. Questo un'ora fa e l'ho programmato venerdì. Molto piccolo. Questo qui l'ho postata io venerdì. Perché c'è scritto tre ore fa? Perché se aggiorni la pagina. Madonna santissima. Tu mi dici a bestemmiare. Se c'è l'ultimo posto stamattina perché aggiornare? O Facebook. Ma vuoi scendere? Facebook c'ha i suoi cazzi. Rimbambito. Ho capito. Cioè adesso quello lì non c'è. E sarà più di sotto lui. Oggi non è uscito il match day, il match day era giusto perché l'ho impostato, vabbè, non a 12 e mezza sì, un'oretta fa, ma l'intervista che c'era Kurkovic c'era. L'hai postato tre giorni fa. Quello lì in mezzo, perché se è aggiornato in quelli di stamattina o in quelli in mezzo non lo so, quindi è Facebook. Te pensa. Va bene, che ti devo dire. Ma scritto controllo. Adesso per dirti la... Ah no, questo qui è uscito ieri mattina. No, allora non l'ho già messo, l'ho cazzata io. Comunque, le foto tu le hai messe, queste qui, no, questo è l'articolo, queste sono le foto. Ha risposto Francesco, se continui. Ho visto. Niente, ma che foto ti fai? Te ne ho messo a poco, questo è messo proprio sul pallone, molto qua, quindi le consiglio. Ma questo è proprio meglio così. Niente, sono lentissimo, stavo rallentando di brutto. Le forze pesano come non so che cosa. Ora che arriva una foto di ascolto di video di gioco. Ma scusa, ma fai chiudi, apri l'album, no? Clicca sul post. Clicca qua, album. Questo contenuto non è il momento disponibile, è bellissimo. Mi piace un botto. Sai che faccio prima così? Bravo, ti sei piaciuto. E questo sta ancora cercando Huawei. Che hai fatto? Andiamo ad aprire sta cazzo di business con un banco. Ma le nostre... Ma a quando vogliono? Vabbè, manca mezz'ora. Capì, non ce l'hanno per riscaldamento. Eh? Cioè, fra mezz'ora sono in campo. Ok, proviamo così. Vai, bolla. Primo inizio partita. Cioè, fatto 1500 foto, 1400 riscaldamento, piace vincere facile. Non è vero, sono più quelle della partita che quelle del riscaldamento, stai in cielo. Dove stai di questo? Eh? Clinici il mio, clinici. Ma c'è la foto di lei che salta presa di schietto. Clinici. Ah, scusa, 44, sono sicuro, una ragazzina comprata nel secondo tempo. Ah sì, a un certo punto non sapevo che ha fatto un gol, non sapevo che avevo segnato tutti i gol e posso mettere il nome, avevo messo 44 perché non sapevo che cazzo era. Giusto. Quindi quello sono sicuro. C'è un 44, c'è un documento. A me l'ha chiesto, scusami. Non ho capito però con noi. Ma direi di sì.
avevi ragione, oh. Fa 3. A me mi credo di un massimo sotto il cuore, 44 lo seguisco. Cioè se non avessi detto 43 te lo davo per cuore. L'unico che ero sicuro era il 44 che non doveva essere. Noi qui possiamo togliere mascherine così. Magari che sei io. Guarda che se tengo la mascherina metto gli occhiali. Sì, ma mo smonto il coso qua dietro io. Ciao, facciamo già un bello zoomino fisso. Sì, ti ha detto controllo, ma tanto che ho fatto. Un bello zoomino. L'audio tu ce l'hai aperto, ma tu non puoi chiudere l'audio. Volendo sì, stacco il capo. A parte staccare il capo. No, in realtà sì, ci sono i selettori qua, ma sono un po' scomodi in modo. Sì, forse fai prima a staccare il capo. Eh? Fai prima a staccare il capo. Direi di sì. Ah, vado giù a parlare con chi? Con Laura e... E verrò con te. Eh? E verrò con te. Ah, ma tu hai già bevuto la quinta? Sto pensando, cioè più che la partita, se magari finirà tanti a poco questo programma. Spero di no. Te lo chiedo, visto che sono andata. Vabbè, io parlando ieri sera volevo finire con più 7 più 8 per me. Allora, le squadre sono 13. Cassano contro Palermo. Cosa che non va. Ok? 9 squadre. No, manca. Manca, manca mezza classifica. Manca Cingoli. Casal Grande. Ma che cosa hai aperto? A parte che è la maschile questa. Oh, Serie A, Beretta maschile, e io vedo che col Giorgio Salerno terzo. Cioè. Sa che c'è, sì, funziona molto bene. Poi non mi spiego 15 partite giocate, cioè sono 13 squadre, sono l'ultima di andata. Mi sa che sì, è andato un po' in bamba. Serie A, Beretta femminile, proviamo. Se riesce Bolzano che è primo, no, giusto. No, adesso è giusto. Quindi siamo alla 13esima giornata, una rinviata, cioè una di riposo perché sono 13 squadre, quindi adesso fare 12 partite, quindi anche Salerno ne ha saltato un paio. Beh, una. Quella di oggi va a 11, quindi Salerno ha saltata una. Quella di oggi e un'altra. Probabilmente quella di Arzio. Manca Vizio, no? Fabrizio è stata già riprogrammata a gennaio. Salerno ne manca una e a noi due. Quindi però posso chiedergli un resoconto su... Vabbè, sì, per la prima metà. A Laura sì, magari a Sasha va in Sasha prima. Anche no, da Odio, che anche io voglio dire, dopo questa ne manca due. Se ne devi giocare 12, ne devi giocare 10. Non lo so. Laura
proprio scritta sempre. Al netto dei recuperi, Salerno che chiude il girone d'andata in testa della classifica, bla bla bla, e cazzo mio. Vedi che c'è un lampo. Ma nel lampo. Tu hai presente ieri Davide, forse quando è caduta la Manolovic su Lisa. Sì, mi ricordo comunque. No, anche durante la maschile. Sì, esatto, sì. Ho fatto proprio chiaramente solo così. Non c'è. Ragazzi, non c'è. È stata la stessa cosa, sì, tranquillamente, incidenti durante gli scaldamenti, controllo di tagli una legnata da sotto che dico no, ho paura che oggi devi lasciare del sangue. No, no, fai danni. Fai danni. Adesso gli puoi dare un colpettino. Un colpettino, un colpettino. A posto. Vabbè, dai, più o meno. Spettacolo. Cosa c'hai? Da qua vedo lo stare in piedi. Ma va, devi stare in piedi, devi stare un'ora in piedi. Torniamo agli albori. Torniamo agli albori. Oggi fai piano. Pensavo stessi arrivando qualcosa. E detto oggi pensavo stessi arrivando qualcosa. Manco. Oggi devo versare del sangue. Minchia, ti ricordi quando li facevamo in piedi attaccati alla palustra? Mamma mia. Quelli che cruciavano di fianco. Madonna. Però mi divertivo più tanto all'epoca che adesso. All'epoca proprio eravamo una banda di sciamannati. Abbiamo fatto dei peggio esperimenti. Mamma mia. All'epoca poi. All'epoca veramente, cioè. La cosa più bella è quando sei tornato tu da in treno da Roma con la telecamera che il tempo 3 secondi eravamo in diretta, cazzo. Che avventura! Cioè, vai, ci troviamo domani per provarla? La con la telecamera. Taccare la telecamera, va? Che avventura, cazzo. 10:30, 11. Ma no, ma guarda, è tornato prestissimo. Perché allora alle 3 non avevo il consiglio, quindi la riunione della mattina era finita. Io alle 3:30 avevo il consiglio. Eravamo in pieno memoria, ah, era domenica allora. Era l'1 settembre. No, era un sabato. Allora sabato sera tardi, perché c'era memoria. Io sono tornato alle 8:30 ero a casa. In realtà al pacco alle 8:30. Abbiamo aspettato che finisse. Penso di sì. Quando abbiamo accesso di camera alle tipo le 10:00, 10:30. Io alle 8:30 ero a casa. Perché la riunione era solo al mattino. E alle 3 c'era il consiglio federale, quindi io alle 3 ho preso, sono andato in stazione, ho messo una mezz'oretta e sono andato al banco info di Italo. Gli ho detto, mi vedete, ho il biglietto alle 18:30, solo che abbiamo finito prima, mi potete mandare il biglietto? Mi fa, guarda, ho posto se vuoi alle 4:10, una cosa del genere. E a Roma sono tipo 3 ore, una cosa del genere, quindi alle 8 ero a Milano, 9 ero a Cassano. Era un sabato. Però si credo che mi ricordo che abbiamo fatto la diretta subito dopo il primo. Esatto. E abbiamo fatto l'esperimento. Aspettato che finisce l'ultima partita. Siamo cambiati di vita. No. Niente ho fatto la giocata. Sì, che abbiamo fatto l'esperimento con le due telecamere. Quello che ci ha scritto Daniele. Siete in diretta? Diavolo?
ieri? Non so, ne non so più. Come l'ha scritto, ma l'ha chiamato. Portato a casa subito, cioè siamo già in corso d'opera, c'è già tutto montato. Cioè, se mi dici torna a casa alle 9, devo montare tutto per quello, dico la mattina dopo, ma c'è già tutto montato, che cazzo. Faccio subito. Comunque dovremmo provare a vedere se troviamo una seconda telecamera usata. Sai, qualcosa di usato che magari costa, cazzo, non so, nuova 1200, 1300, magari usata la trovi a 600, 700. L'improbabile ipotesi che vinciamo oggi. L'improbabile ipotesi che vinciamo il recupero con lo terzo. L'improbabile. L'altro recupero è con l'Erice. Probabile. Andiamo a 14, quindi saremo sesti. Dentro Channel 6. Soprattutto perché hai lo scontro diretto con lo terzo, a cui vai sopra. Scontro diretto con l'Erice. Scontro diretto con l'Erice, a cui vai sopra. Saresti addirittura qui. No, neanche, quarto. Saresti a 14 a fare i punti, quindi quarto, ma... No, hai vantaggio sulle, vantaggio sullo terzo, ma hai perso il tuo mestrino. Però l'Eri c'ha il vantaggio sullo terzo. Sì, c'ha il vantaggio sul mestrino. Per fare l'eventuale classifica busta delle quattro squadre a 14 punti. No, scusa, se l'Eri c'ha lo scontro di però c'è da dire che lo terzo, oltre con noi, dovrebbe recuperare quindi altri recuperi. Però insomma, dentro le 7 sono tutti. Però devi vincere 3 partite. Tecnicamente siamo ancora in corso con la Final Six. Partendo oggi, partendo da oggi, cioè da oggi. Ma hai buttato via i punti con... Questa l'hai vinta. Questa l'hai vinta. Questa l'hai vinta. Questa l'hai vinta. Quali hai buttati via? Quali hai buttati via, palesemente? Quali hai buttati via? E questa te la potevi giocare. Che poi voglio dire, anche qui... diciamo che di 6 partite che hai buttato via, non dico 5, ma 4 potevi portare a casa. Ecco, vedi, forse in questo caso mi veniva comodo lo TV. In questo caso tu tra 10 minuti per parlare, non mi tocca che parlare, io mi per registrare. Thank you.
questa storia del punteggio in basso. Scrivere il programmino non credo sia così facile. L'unica cosa è che lì c'hai diversi stili di grafica. Sì, ma sì. Devi solo attivare la grafica, poter cambiare il partner a diretta in corso e non so da perdere. Beh, hai detto niente, hai detto, scusa. Hai detto niente. Sento la tua impressione. Sto dicendo, ma chi è in casa? Vabbè. Ieri abbiamo un senso questa domanda, oggi direi io. Vabbè, non ci ha pensato, dai. Fotografo è famoso quello di Salerno. Chi? Fotografo è famoso di Salerno. Come si chiama? Banni Caputo? No, quello di come fa? Salerno, se no. Non lo so. Sì, è tra l'amico, ma non lo so. Ah, dici che è lui. Eccolo qua. Ce l'abbiamo solo noi, aspetta, ce l'abbiamo solo noi, ho già accumulato un punto, un coupon da 8 dollari per la prossima pista. Faccio sempre l'esempio di un videogioco online. Tu con la X sul pad salti, il ping è il tempo che passa da quando tu schiacci il pulsante a quando il giocatore salta. Quello è il ping.
è il tempo che tu schiacci il tasto azioni e lui fa l'azione. Il tempo di risposta di un sonno che capisci quanto lontano. Bravo, esatto, la stessa cosa. No, capisci qui è un'azione, non è capire la lontananza, è un'azione. Cioè tu mandi un pulso sonno e ti ritorna, il tempo che ci mette ad andare e tornare. Che per il sonno lo usi per misurare la distanza. Qua sì. È solo per misurare la velocità. Sì, no, quanto ci mette ad andare, non tornare, non torno indietro, solo quanto ci mette ad andare. Tu hai un tizio che è arrivato. Sì. Diciamo che più è basso meglio. Cioè il ping dice, io lancio un impulso, ora che mi torno è passato un secondo, il ping è mezzo secondo, si divide per due chiaramente. Cioè devi avere un tizio per poterlo misurare. Accettabile quant'è? Buono. Io a casa ho se quando va bene un 8, 10. Poi sulla play è sempre 10 in più, quindi diventa 20. Però collegato col cavo. Però ti dico. Sì. Per te sei qualche caso. No, allora se devi lavorare no. Cioè nel senso, se devi lavorare 46. Cioè sono 46 millisecondi. Formula 1 parliamo. Non so se. Ovvio che per giocare se tu spari e il colpo entra dopo 46 millesimi di secondo capisci che quello si è già spostato di un millimetro, quindi non lo prendi più. È normale. È normale. Però infatti una volta ho giocato con 0 ping. Cioè ragazzi. Cioè no, fatemi giocare con 0 ping. Dicevo Buongiorno, in diretta ovviamente non dal Palattacca ma dal Centro Tecnico Federale di Chieti, vale a dire il Pala Santa Filomena, per la 13ª e ultima giornata di andata della Serie A Beretta Femminile, ad incontrarsi sul terreno di gioco saranno ovviamente il Cassano Magnago e la Yomi Salerno, attualmente in testa alla classifica al netto di tutte ovviamente le partite rinviate che andranno poi recuperate nelle prossime settimane, però per ora la classifica dice che la Yomi Salerno conduce con esattamente 18 punti pari a 9 vittorie su 10 gare giocate. Questa è la classifica del Salerno, mentre per il Cassano abbiamo 8 punti in virtù di 4 vittorie su 9 gare giocate, quindi 2 gare da recuperare per il Cassano, una per il Salerno. Classifica completa che vede Salerno con 18 punti, Brixen 17, Pontigna 15, a 14 troviamo 3 squadre, vale a dire Erice, Mestrino, Derzo, Ferrara 12, Cassano e Malo 8, Leno 7, Nuoro e Cingoli 4, Cellini 1. Molte le partite da recuperare, la squadra che ne ha più da recuperare ovviamente è l'Oderzo, che ferma ormai da un mesetto, ha saltato gli ultimi 4 turni, ancora ieri non è riuscita a disputare la sua gara, quindi tutto rinviato a gennaio. Gli altri risultati del turno che si è svolto ieri, ricordiamo 13ª di andata, quindi 13ª e ultima giornata di andata, abbiamo visto la vittoria appunto dell'Erice sul Cingoli per 29-11, la vittoria del Pontigna in casa contro Guerriere Malo 25-21, Nuoro e Leno 24-16 in favore delle Sarde, Cellini Padova che ha dovuto subire la sconfitta interna nel derby con Mestrino per 17-24 e si disputa appunto fa 5 minuti Cassano Yomi Salerno. Altra partita invece, come dicevamo, rinviata per quanto riguarda Ferrara-Oderzo, rinviata a gennaio. Le squadre si stanno scaldando, squadre che si sono già affrontate ieri pomeriggio, in questo caso valevole per la finale Supercoppa italiana. Buona prestazione del Cassano, però si è dovuta arrendere alla superiorità del Salerno, quindi vittoria finale
per 33-17, questo è il risultato finale della Supercoppa, quindi trofeo che arricchisce la bacheca della IOMI Salerno. E a seguire si è svolta anche la Supercoppa italiana con maschile, con la vittoria per il Conversano che ha superato ai rigori il Bolzano. Noi stiamo mandando il video, già nei live sport non mi dicono niente, quindi non lo so. Squadre pronte all'ingresso in campo, andiamo a recuperare anche la... i nominativi dei due arbitri, non me ne sono appuntati, datemi un secondo, chiedo venia, ma non ho segnato i nomi che adesso prontamente andremo a recuperare. Eccoci qua, quindi Carlo Dionisi e Maccarone Stefano, questa è la coppia arbitrale che dirigerà questo match. Ricordiamo Serie A Beretta, 13ª e ultima giornata di andata. Squadre pronte, vediamo Cassano Magnago in questo primo tempo, penso abbiamo già deciso il campo, quindi alla vostra destra con la divisa amaranto con inserti neri, quindi la versione più scura della divisa, mentre per la IOMI Salerno divisa verde e blu. Saluti di rito, mi date le panchine da Milanovic e Avan per quanto riguarda i tecnici. Saluti di rito e poi tutto pronto per iniziare quest'ultimo match della 13ª giornata di andata. Tutto pronto, pallone già posizionato sulla linea di centrocampo. Primo possesso palla sempre a favore del IOMI Salerno, vediamo le giocatrici campane schierate a centrocampo mentre il Cassano si prepara sulla propria linea difensiva dei 6 metri. Salerno che parte con Majnolovic, ruoli centrale dalla Costa e Gomez per quanto riguarda i due terzini, Stettler come pivot, sulle ali abbiamo Romeo e dalla parte opposta credo, no, non vedo il capitano, quindi novità, non è Pina Napoletano, in porta per ora Elisa Ferrari. Gomez per Romeo, va l'uno contro uno. Cerca la conclusione ma colta in fallo di sfondamento, parte contro il piede del Cassano, Jovovic scambia con Cobianchi, Poggi cerca ancora uno contro uno ma palla gestita male, palla recuperata dalla Gomez, riparte questa volta il contropiede del Salerno sull'altro lato. Ancora una palla persa ingannata dalla presenza dell'arbitro, pensavo fosse una compagna, invece era l'arbitro e quindi ha perso il pallone, poi per la sua fortuna il contropiede non va a buon fine, riparte Cobianchi ancora per Jovovic, uno contro uno, scarica Montoli a pivot, buona questa azione. Parità, uno, anzi prima
prima rete per il Cassano, uno pari punteggio. Prova la Gomez da fuori, ma risponde Milosevic in porta, grande parata, tiro molto angolato di Gomez, ma ottima risposta di Milosevic. Ora Jovovic, ma altrettanto ponte reattiva Ferrari, può partire contropiede del Salerno. Gomez sulla destra, scarica per Manolovic che poi da fuori, ma il tiro si perde oltre la traversa, nulla di fatto. Questa volta riparte con calma Cassano, non spinge la seconda fase. Due minuti e 30 di gioco. Ancora una palla persa in attacco, già due o tre palloni di troppo persi per la squadra Maranto. Possibilità di contropiede del Salerno, però anche da parte del Campane non c'è un controllo di palla preciso. Pallone recuperato ancora dal Cassano, ma ancora una palla vagante, la più lessa dalla Costa, che poi subisce anche il fallo da parte di Jovic, quindi ripresa di gioco in favore del Salerno con cartellino giallo per Zorica Jovovic. Attacco schierato per il Salerno, Cassano che difende con 5-1 con Giulio Gozzi nel ruolo di centravanti. Palla anche in questo caso un po' difficoltosa per Dalla Costa, che poi è costretta a forzare il tiro, ma anche questa volta non trova i pali, quindi nulla di fatto. Torna in attacco il Cassano. Chiama schema Jovovic. Presumibilmente sarà Gozzi a tagliare partendo da posizione di ala. Jovovic uno contro uno, Ponti, Cobianchi, non c'è spazio, si chiude bene la difesa del Salerno, 6-0 classica, ma prova Ponti da fuori, ma viene rubata, poi recupera palla Manolovic, ancora sulla sinistra per il numero 44. Va a realizzare la seconda rete per il Salerno. Prova Romualdi, Cobianchi deve fermarsi, ripartire. Ancora Romualdi in doppio appoggio, ma tira un po' troppo centrale, non può impensierire Ferrari che è pronto a rilanciare la seconda fase delle sue compagne. Gomez per Lucilla Stettler che va a realizzare. Allunga il Salerno 3-1 al quinto minuto. Bisogno di un po' di calma e di gestione migliore della palla per il Cassano, già troppe palle perse in attacco. Non si può sperare di fare risultato col Salerno perdendo tutti questi palloni, bisogna gestirli in maniera più precisa. Ora questa volta reclamano un fallo sul pivot, ma non sono di questo avviso gli arbitri. Riparte Salerno. Bella la conclusione di Gomez incrociando, non ci può arrivare Milosevic. ...4-1 il punteggio. 3.
Probabilmente una rete per Centinaio di Salerno non è stata convalidata, perché comunque anche sul tabellone vediamo 3-1. Questo è stato un fischio dell'arbitro che abbiamo percepito. Ancora possibilità del contropiede, però dicevamo ancora troppi palloni sprecati in attacco per quanto riguarda il Cassano. Poi prontamente a punire il Salerno col contropiede. Prova a dare lucidità e chiarezza Ponti, chiama lo schema, taglio per Gozzi, poi deve affrontare uno contro uno, passaggio per l'ala che però nel frattempo aveva tagliato a doppio piotto, in incomprensione, ancora palla persa. Salerno che torna in attacco. L'arbitro fa segno che la palla è stata giocata quando era già oltre la linea di laterale, quindi si deve ripartire con una rimessa dalla linea del campo. Lo fa in questo momento Milosevic. Cassano prova coach Milanovic a cambiare, quindi dentro Sofia Ferrazzi al posto di Jovovic. Otto minuti di gioco, 4-1 il punteggio. E adesso prova da fuori Cobianchi e va a realizzare la seconda rete per il Cassano dopo qualche minuto di senza reti. Ancora manovra in velocità per Salerno, prova Gomez, non c'è spazio, manovra ancora Gomez, palla per Dalla Costa. Buona questa volta la difesa del Cassano, però rimane in attacco ancora Salerno, può rimettere a posto con i ruoli le giocatrici. Chiama schema Dalla Costa, schema 3. Vediamo come si sviluppa il gioco. Si sposta Stetter dall'altro lato. Giro di palla, poi ci sarà velocità, ecco qua. Parte Gomez per Dalla Costa, palla a Romeo però in compensione, palla che si perde sul fondo. Vediamo se il Cassano riesce a spingere la seconda fase. Palla Ferrazzi, ben contratta da Gomez, nulla di fatto, difesa e attacco schierata. Si parte col gioco organizzato e prova a dare calma e chiamare gli schemi Lisa Ponti. Due-quattro punteggio quando siamo al nono minuto di gioco. Cambio di posto, Lisa Ponti andrà in uno contro uno, poi scarica per Cobianchi che arriva in velocità, ancora per Ponti. Forse un attimino di ritardo per Gozzi, deve ricominciare da capo il gioco. Poi prova con Bianchi da fuori, ma ben piazzata Lisa Ferrari che può lanciare il contropiede. E con un delizioso pallonetto. Quinta rete per il Salerno. Ed è costretto a chiamare il suo time out Sasha Milanovic, primo time out dei tre a disposizione. Troppi palloni persi in maniera gratuita, quindi dovrà cercare di sistemare in questa questione più psicologica che tecnica. Non è incapacità, ma è proprio cattiva gestione del possesso palla. Una volta sistemato quello, si potrà pensare a trame di gioco più organizzate e soprattutto non esporsi al facile contropiede del Salerno, che ha dimostrato di sapere approfittare con tutta l'esperienza e soprattutto la velocità delle sue giocatrici. Ogni pallone recuperato è stato trasformato in un contropiede, poi un paio di parate di Milosevic, mentre per il resto 5 reti sul tabellino. Quindi primo tentativo di fuga, più 3 per il Salerno che conduce 5-2, quando siamo quasi al decimo minuto, 9:53 i minuti trascorsi dall'inizio del match. Diamo indicazioni, una massima calma e lucidità sia da parte di Avan che da parte di Milanovic. Ponte a riprendere il gioco. Sguardo d'intesa tra i due arbitri e riprende il gioco con Montoli, Lisa Ponti. Vediamo che
che indicazioni aveva dato coach Milanovic, cioè le sue giocatrici, per cercare di invertire subito questa tendenza che vede il Salerno per ora in vantaggio di 3 reti. Cobianchi per Ponti, scarico a Romualdi, non c'è spazio, deve risalire. Ancora azione prolungata, Ferrazzi per Gozzi, ma anche per lei su un varco. Buona difesa del Salerno in questa azione, molto chiusa, non trova varco il Cassano. Ancora Ferrazzi, deve provare da fuori, cerca un tiro angolato, supera le mani del muro, ma palla che si perde seppur di poco a fil di palo, e si ripartirà con la rimessa di Ferrari. Manolo ci ha portato palla, Gomez senza fretta, in questo momento non c'è l'opportunità di spingere, quindi attacco organizzato. Prova dalla costa, uno contro uno, si libera e va a realizzare. Ancora Cobianchi che prova a respingere immediatamente, viene spinta al momento del tiro, c'è stata la parata di Ferrari, ma tiro dai 7 metri assegnato dalla coppia arbitrale Dionisi Maccarone. E vediamo, si appresta Rebecca Romualdi a tentare la trasformazione dalla linea dei 7 metri. Finta l'uscita Ferrari, poi rientra in porta, ma non si fa ingannare Rebecca, va a realizzare. 3-6 punteggio quando siamo a 11 minuti e mezzo dall'inizio del match. Cassano sempre in 5-1, prova a mettere in difficoltà il gioco avversario. Alcuni secondi abbastanza profondi anche loro, quindi poi ovviamente si libera qualche spazio dietro, prova a approfittare, ma il passaggio a Pio è stato intercettato. Seconda fase, ma intercetta il lancio dalla costa, poi libera Romeo che tutta sola soletta va a prendere una traversa clamorosa, sembrava aver superato addirittura di slancio prima ancora di lasciare il pallone, era oltre il portiere, ma la palla coccia sul palo e va in fallo laterale, quindi pericolo scampato per il Cassano che ha sempre 3 reti da recuperare, però quindi deve affettarsi a mettere a segno qualche marcatura. Taglio doppio pio per Gozzi, incrocio Ferrazzi Ponti, doppio incrocio, ah peccato, l'azione era buona, passaggio per Ponti un po' lungo, per fortuna recupera Gozzi prima che la palla esca dal campo, poi va Cobianchi a tentare le finte, ma secondo l'arbitro ha commesso infrazione di passi. Riparte il Salerno in velocità, Gomez riesce a arginarla a Montoli, poi la palla arriva a Romeo che da un buon angolo non si fa pegare 2 volte in velocità. Nuovo allungo, più 4 per Salerno, 7-3 punteggio. Riparte ancora il Cassano, ma troppe volte si perde palla in avanti. Salerno ovviamente pronto a punire in contropiede, bisogna essere più precisi in attacco e soprattutto ritornare più rapidamente. Prova Ferrazzi, una finta, fallo, fischio è arrivato quello dell'arbitro, quindi si prenderà con 9 metri. Sembrava in primo tempo concedere il vantaggio, ma poi è tornato sui suoi passi concedendo il tiro dai 9 metri per il Cassano. Doppio pivot, Romualdi al taglio, Valco Bianchi, Ponti, prova da fuori, finta, poi prova a liberarsi ma gli viene portata via la palla seppur in maniera fallosa, quindi rimaniamo in attacco anche se temo che siamo al limite del passivo. Per ora non alza nel braccio gli abiti, può giocare Ferrazzi, prova da fuori, tiro questa volta era angolato, era dentro la porta, ma ci arriva Ferrari, quindi va a neutralizzare questa conclusione. Attenzione dalla parte opposta, siamo già sulla Gomez che seppur contrastata da Montogli e da Ponti va a realizzare. Massimo vantaggio Salerno, più 5, 8-3 il punteggio quando siamo quasi a metà del primo tempo. Invito un colpo Lisa Ponti, ma nulla di grave, è in grado di rialzarsi seppur viene convinta ad accomodarsi in panchina. Dentro ancora Jovovic come terzino sinistro e Brogi in questo momento come posizione centrale, poi vediamo se le due giocatrici si scambieranno di posto.
deve uscire fuori Montoli, doppio pivot con Poggi, Jovovic uno contro uno, scarico per Cobianchi, lite con poco pallone, c'è gestito Romualdi, scarica Montoli, viene fermata in maniera energica, c'è un cartellino giallo per Canessa Perez, numero 44 alla sinistra del Salerno. Prova da fuori Cobianchi, sfortuna perché sembrava aver superato Ferrari, ma la palla si perde sul palo e, come dicevamo, Salerno pronto a colpire in contropiede, lancio per Stettler che è tutta sola sui 6 metri davanti a Milosevic e nulla può, l'estremo difensore cassanese, quindi ancora Salerno che allunga. Nel frattempo è entrata anche nuovo acquisto Kranic con numero 9 a posto di Gomez. Torna in attacco il Cassano, Jovovic, Broggi doppio pivot, Cobianchi, ancora Jovovic, prova finta e poi però c'è un contatto proprio con Kranic che viene punita con un cartellino giallo, riprende il gioco con 9 metri in favore del Cassano. E buona difesa del Salerno, facciamo un'enorme fatica a trovare spazi. Adesso va a disturbare il palleggio, poi sulla palla vagante dalla Costa che lancia ancora Stettler, stavolta riesce comunque a gestire la palla e poi arriva in seconda battuta Manolovic, la vede con la coda dell'occhio Stettler, fa in tempo a servirla e va ad allungare ancora, 10-3, break del Salerno, ha tentato coach Milanovic a porvi rimedio con il timeout ma non è riuscito ad arginare l'impeto dell'avversaria. Massimo vantaggio, più 7, 10-3 il punteggio quando siamo pelino oltre metà del primo tempo, 16° minuto. Prova Jovovic per Cobianchi, palla Romualdi ma non c'è spazio, deve risalire. Commette poi mette passi Romualdi, cerca di un varco. E poi ancora in velocità dalla Costa per Romeo sulla fascia destra. Va a realizzare. Perdiamo, il motivo è sempre quello, perdiamo tanti palloni in attacco, poi non siamo abili e veloci a ritornare in difesa, quindi metà, anzi su 11 gol credo che Salerno abbia fatti almeno 7 in contropiede e questo non facilita sicuramente il compito né della difesa né di Milosevic tra i pali. Le basse percentuali d'attacco influiscono anche su gol subiti. Ora tentativo di servire Montoli ma c'è una spinta su Jovovic, 9 metri, prova Cobianchi da fuori ma viene murata, palla in fallo laterale, rimaniamo in attacco ma ovviamente si galvanizzano le ragazze dopo questa bella azione difensiva, mentre per l'attacco del Cassano c'è sempre maggiore difficoltà. Ora una bella palla per Broggi di Jovovic, Broggi viene spinto al momento del tiro, quindi tiro dai 7 metri, cartellino giallo per Mainolovic che non vorrei sbagliarmi ma era già stata ammonita in precedenza, quindi probabilmente avevo letto male io la lettura dei cartellini prima, quindi un cartellino giallo anche per Manolovic. Ora tiro dei 7 metri, proverà Cobianchi a trasformazione, cambio tra i pali per invece quanto riguarda Avram, prova giovanissima di giugno che però non intuisce il tiro, quindi realizza Cobianchi, poi piccolo siparietto perché con Di Giugno che lanciava la palla per la rimessa dal centro ma ha colpito sulla nuca Kranic, però nulla di grave, rientra tra i pali Ferrari e torna in attacco il Salerno con Cassano che è riuscito a realizzare quantomeno la sua quarta rete, 4-11 il punteggio, 18 minuti giocati. Ancora palla dall'ala, buona anche questa azione, se non è contropiede sono azioni fluide, quindi palla all'ala per Canessa Perez, quarta rete per lei. Ora tentativo di rimessa veloce per il Cassano ma ancora una volta Elisa Ferrari dice no. E ora capovolgimento di fronte, sfondamento fischiato dalla Costa, prova Cassano in velocità,
Cobianchi per Gozzi, ancora Cobianchi, ancora Gozzi, e questa volta finalmente riusciamo a sviluppare un'azione d'attacco. Mentre attenzione, perché dalla parte opposta del campo è rimasta a terra Boggi nel precedente contatto con Dalla Costa, problemi a una caviglia, vediamo che deve abbandonare il campo, sembra nulla di grave, però per ora ha preso il pestone su una caviglia. Esce dal campo seppur con le sue gambe, dentro con il numero 64 Nadine Visentin. 5-12 punteggio, 19 minuti e mezzo, riprende il gioco con rimessa dal centro per Salerno. Cambi anche nelle file del Salerno, vediamo pivot Lauretti Matos e anche il ruolo di centrale col 25 Casale. Tiro di palla, Kranic cerca compagne, difesa profonda del Cassano, prova a giocare in velocità il Salerno, Manolovic, palla proprio per Lauretti Matos, ma buona difesa del Cassano, va a sporcare il passaggio, può partire in contropiede, Jovovic, palla per Montoli che non se n'era accorto, poi in qualche modo Zanellini, fa tempo entrata anche l'ala destra per il Cassano, tentato di recuperare la palla e di rimettere in gioco ancora Cobianchi, ma è stata Kranic a disturbare il giro di palla e a riconquistare il possesso della stessa. Ancora Salerno in attacco dopo un paio di azioni confuse con perdita di possesso palla da entrambi i lati, riprende il gioco con Kranic, Matos, Manolovic, Romeo, risale e poi non si chiude la difesa, ha trovato un varco e ci si è infilata velocemente, poi palla che si perde la sua traversa, occasione per il Cassano, Cobianchi, Jovovic, palla Montoli all'ala sinistra, palla sul palo, peccato, buona questa azione del Cassano, manca un pizzico di sfortuna che fa il paio però con la traversa di Romeo precedentemente, ed ora una bella parata di Milosevic. Lauretti Matos è servita completamente solo sui 6 metri, difesa che questa volta non si era chiusa, ma ci mette una pezza estremo difensore del Cassano. 5-12 punteggio fermo da qualche minuto con 2-3 errori, ma anche una bella parata di Milosevic con questa ultima occasione. Riprende la trama del Salerno, anche il pivot a collaborare, attenzione Kranic, non viene contrata, arriva in velocità sugli 8 metri quando è uscita Montoli, ormai era tardi, e va a realizzare la sua rete, nuovo acquisto del Salerno con numero 9 Kranic. Ora il Cassano che prova a riorganizzarsi, Jovovic per Visentin, Jovovic incrocia ancora per Visentin, Cobianchi dal lato opposto, cambiamento, nuovo cambio di fronte, prova a sviluppare velocità, palla Zanellini ma deve risalire, non c'è spazio, la fine è Lauretti Matos, conquistare il pallone, parte il contropiede del Salerno, non trova compagna Casale e preferisce fermare, permette ai suoi compagni di schierarsi e riprendere il gioco con calma, senza fretta, ovviamente ampio margine, più 8 in questo momento per Salerno, non ha necessità di spingere quando non è necessario. Palla Romeo, aveva trovato un bel angolino ma fa segno che ha pestato la riga l'arbitro, quindi rete non convalidata, bello gesto tecnico ma inficiato da una precedente fallo di invasione. Ora aveva intuito la traiettoria del passaggio Canessa Perez, ma arbitri che ferma il gioco per un precedente intervento di Manolovic che è stato giudicato estremamente falloso, quindi sanzionato con 2 minuti. Riprende il gioco per il Cassano che ora dovrà tentare di sfruttare questa superiorità numerica per recuperare un po' il gap che la vede sotto di 8 reti, 5-13 quando siamo al 23esimo minuto di gioco. E no, non riesce in questa prima fase ad approfittare dell'uomo in più. Vediamo se riescono a mettere maggior lucidità. Visentin trova il varco ma poi si oppone Ferrari, ovviamente doveva forzatamente tirare su quel palo che era l'unico disponibile dopo aver superato la difesa, e ovviamente giocatrice del calibro di Elisa si è messa proprio su quel palo, quindi ha raccolto senza grosse difficoltà il pallone, ed ora
per permettere ai suoi compagni di giocare in parità numerica almeno in attacco, si accomoda in panchina, quindi porta del Salerno momentaneamente sguarnita, fattore importante nel caso si dovesse recuperare una palla. Tanto c'è stato un tentativo di servire il pivot dall'ala, ha intercettato Montoli, ma la palla si perde in fallo laterale prima che il compagno possa recuperarlo. Rimane in attacco il Salerno, sempre porta sguarnita, situazione di extra player, posti a approfittarne. Kranic, ancora per Canessa, poi Kranic, Casale, in fazione di passi, nel frattempo però è uscita Romeo per permettere a Ferrari di rientrare, quindi Salerno che deve continuare con... Aveva un varco visentino, si è resa conto che era, aveva la porta spalancata davanti a sé, serve Gozzi che poi tira dall'ala, ma ancora una volta si oppone Ferrari. Peccato per Nadine perché avevano sfruttato questa volta al meglio la superiorità numerica, ma non ha avuto la lucidità, la prontezza di rendersi conto che la difesa le aveva lasciato un ampio varco, poteva tentare la penetrazione, arrivare al tiro. Palla per Romeo, si oppone ancora a Milosevic, nel frattempo Salerno ha scontato penalità, quindi sette giocatrici in campo. Occasione sprecata per il Cassano, peccato. Nadine, Jovovic, Cobianchi, riesce a liberarsi al tiro, questa volta trova il varco, seppur con fatica, ma si infila tra le maglie difensive del Salerno, va a realizzare la sesta rete per il Cassano, quando siamo al 25esimo minuto di gioco. 5 l'intervallo, Cassano che ha subito quel break nella fase iniziale del primo tempo, tra il quinto e il 12esimo minuto, che ha permesso al Salerno di prendere quei 5 gol di vantaggio, poi aumentati anche agli attuali 7. E trova ancora, cioè non trova opposizione Crani, questa volta arriva al tiro non potentissimo, è riuscito a gestirlo Milosevic. E c'è ancora un 2 minuti, questa volta a carico di Lauretti. Cassano che giocherà ancora in superiorità numerica. Eccesso di agonismo per Lauretti Matos contro Visentin. Chiama schema Jovovic, scambia un cenno di intesa con Cobianchi, che hanno deciso come affrontare questa situazione di una giocatrice in più. Vediamo come si sviluppa l'azione. E tutto vanificato da un fallo in attacco fischiato a Gloria Montori per probabilmente blocchi irregolari, immagino. Quindi Salerno che ancora supera lo scoglio dell'inferiorità numerica difensiva senza subire reti ed ora può attaccare con 6 giocatrici, rinunciando però al portiere, quindi ancora una volta porta sguarnita extra player, questa decisione di Laura Avam. E si è liberata ancora una volta il tiro Casale, ma commette infrazione di passi, quindi rete non convalidata. Cassano che gioca in seconda fase, ma ancora una volta il passaggio non è precisissimo, dobbiamo migliorare sicuramente, essere un po' più concentrate su questi fondamentali, finora sono quelli che stanno mancando, essere più concrete e pronte ad approfittare degli errori dell'avversario, che già ne fanno pochi. Poi invece qua capisce tutto Romeo, ruba palla e poi si invola in contropiede, supera Milosevic con un pregevole pallonetto. Ora rimesso invece il Cassano, prova Cobianchi, ma ancora una volta si oppone Elisa Ferrari, poi prova a recuperare Montoli, ma la palla ancora a terra, quindi infrazione d'area. Non stiamo gestendo bene questi palloni sicuramente. Salerno che ancora una volta gioca con inferiorità numerica. Casale, poi passaggio sbagliato, prova a salvarlo Kranic. Cobianchi questa volta approfitta della porta sguarnita e con un tiro da metà campo va a realizzare. 7-4 il punteggio. Brutto il passaggio di Casale per Kranic, che ha tentato di salvarlo ma non è riuscito a impedire alla palla di toccarle la caviglia, quindi rimessa in gioco per il Cassano, prontissima Michela ad accorgersi che la porta era ancora vuota, quindi tiro da metà campo e realizza.
Salerno in avanti, intanto ha scontato penalità, quindi nuovamente tutti i giocatori, tutte le giocatrici in campo. Attenzione, cartellino giallo per Giulia Light, appena entrata, che è andata a fermare con le maniere forti Casale. Tentativo di passaggio a pivot per Kranic, ma non ci arriva Stettler. Poi seconda fase, palla per Visentin, tentava di lanciare Montoli ma viene fermata, quindi si riprenderà con rimessa in gioco per il Cassano. Visentin per Laita, Cobianchi, ancora Laita, giro di palla interlocutorio, chiama schema Giulia e poi vanno a realizzare. Cobianchi uno contro uno, ecco Cane, ancora Laita, Visentin deve fermarsi, non ci sono gli spazi, grosse difficoltà a superare giocatrice avversaria. Prova Laita in azione contro uno, peccato, tiro improvviso, palo, sembrava non essere pronta Ferrari ma il palo ha detto no e poi ovviamente in contropiede, palla per Romeo che va a realizzare. 40 secondi al termine, peccato, buona l'intuizione di Laita, aveva sorpreso tutti, portiere, difesa non se l'hanno accorto della sua penetrazione ma la palla incoccia il palo con un pizzico di sfortuna per la giovanissima Giulia. Cobianchi per Zanellini, ma si chiude bene ancora una volta la difesa del Salerno, bisogna ricominciare da capo e poi Manolovic va a fermare in maniera definitiva l'azione. 10 secondi alla sirena, bisogna arrivare al tiro, palla per Gloria, 9 metri, 15 sarà tiro franco, vediamo se riuscirà Cobianchi a trovare l'angolo giusto, che ovviamente la difesa del Salerno può schierare tanti centimetri. Vediamo cosa si inventerà Michela, trova un buon arco di tiro ma la palla si perde di qualche centimetro, poco però, oltre la traversa. Quindi mandiamo in archivio il primo tempo con il punteggio di Cassano 7, Salerno 15. Qui è stato quel break iniziale del Salerno che gli ha permesso di allungare ed ora sta ovviamente senza spingere in maniera eccessiva, però ovviamente il punteggio si allarga sempre più. Speriamo che negli spogliatoi coach Milanovic riesca a trovare delle soluzioni alternative. Per ora ribadiamo punteggio 7-15, primo tempo, e ci sentiamo fra qualche minuto. A fra poco, ciao!
insomma, qua è pericoloso. Paolo mi ha scritto e mi ha detto che andava. Thank you.
Bentornati a Palazzo Santa Filomena di Chieti, nuovo centro tecnico federale per, ricordiamo, inedito campo di gioco per la tredicesima e ultima giornata di andata, Serie A Beretta femminile, incontro che vede in casa, tra virgolette, il Cassano Magnago, questo era il nostro turno casalingo, affrontare la Iomi Salerno. Ovviamente abbiamo ricordato, si è disputata ieri la finale di Coppa Italiana, sempre tra Salerno e Cassano, quindi le due società si sono messe d'accordo per disputare a distanza 24 ore anche questo secondo match valevole per, appunto, dicevamo, terza tredicesima giornata di campionato. Primo tempo che si è concluso sul 7-15 per le campane, ed ora sono iniziate le ostilità del secondo tempo. Con il Cassano alla vostra sinistra in tenuta maranto nera che attacca, e Salerno in tenuta blu e verde alla vostra destra. Gozzi per Lisa Ponti, scarica per Zanellini, ancora Gozzi, cerca di sfidare Montolio ma chiude bene la difesa del Salerno, ancora una volta non trovano spazio le nostre ragazze. Attenzione, chiamata di passivo da parte degli altri, ricordiamo i signori Dionisi e Maccarone. Prova Gozzi a sorprendere gli avversari, ci riesce con la difesa ma non ci riesce con l'esperta Ferrari, poi esce Bertolino e travolge la sua compagna, perché nel tentativo di, ovviamente, ricordiamo, quando il portiere esce in caso di contrasto con l'avversario è rosso di rete, quindi nell'ultimo momento si è accorta di essere sulla traiettoria di Romeo, ha tentato di deviarsi ma ha preso in pieno Lisa Ponti, però dopo un primo momento di sofferenza si alza sorridendo anche lei per l'accaduto, nulla di grave, riesce a rimanere in campo, un po' dolorante ma nulla di particolarmente grave, fa segno che può restare in campo, meno male, temevamo che la dinamica dello scontro portasse a conseguenze peggiori, così non è, buon per tutti. Riprende il gioco con Krinic e Manolovic e Dalla Costa, questi terzini per il Salerno, per Cociavam in questo inizio di seconda fase, poi palla a Lauretti Matus, ma la recupera Zanellini, tenta di servire Montoli ma non riesce a gestire la palla con una mano sola. Può ripartire Manolovic, Lauretti, e va a realizzare. Sedicesima rete per il Salerno. Prova a spingere in velocità. Ponti, uno contro uno. Ancora per Gozzi, Boggi. Forse da scaricare un po' più Marumualdi. Palla che è arrivata in maniera tardiva, poi recuperata da Krinic, ma c'è stato un fallo precedente sulla stessa Boggi, quindi si riprende con un 9 metri. Peccato, c'era la possibilità di sfruttare questa azione in velocità ma ha perso l'attimo per il passaggio alla Broggi, poi quando è avvenuto la difesa aveva già recuperato lo svantaggio. E con Ponti, Montoli, Broggi, Gozzi, prova l'uno contro uno, Ponti ancora per Romualdi, ancora una volta non c'è spazio, deve risalire, si fa una grossa fatica a trovare i varchi, ovviamente la difesa salernitana può mettere in campo centimetri e chili decisamente superiore a quello che può fare il Cassano, e questo alla lunga si fanno sentire. Prova Gozzi a liberarsi in velocità cercando di sgusciare via ma fa ancora buona guardia Lauretti. 9 metri ancora, Ponti. Poi una lunga trame, attenzione a chiamata di passivo, finta da fuori Boggio, poi palla ancora Lisa Ponte, attenzione siamo sotto passivo, bisogna arrivare a conclusione, sono penso già esaurito i passaggi, deve tirare Gozzi, prova a farlo, sorprende tutti, sbaglia il piede d'appoggio Ferrari, quindi non riesce a spingere, non può arrivare su questa palla. E poi recupera un pallone in difesa, quindi buono questo momento per il Cassano, vediamo se riesce a spingere la seconda, approfittare. Probabilmente Salerno non è stato questo secondo tempo in maniera concentratissima, prova a approfittare nel Cassano per ridurre il gap quando sono già trascorsi 4 minuti da ripresa, 8-16 il punteggio. Ancora nulla di fatto, chiama schema Lisa Ponti, si muovono le giocatrici, conseguenza si sposta Montoli dalla parte opposta. Ora c'è un cambio di posto, Ponti, Gozzi, Broggi che arriva a velocità, ancora Gozzi,
Ancora una volta forse il passaggio all'ala che arriva anche in questa occasione leggermente tardivo. Risale Romualdi, ancora Poggi, scarico a Montoli, viene ancora una volta fermata fallosamente. Era riuscita a servirla cambiando ritmo, aumentando velocità di gioco. Ancora Ponti, cerca uno spazio via centrale, questa volta la palla è buona per Romualdi. Fa buona guardia però Elisa Ferrari, senza che Canessa Perez riesca a controllare però la respinta, quindi palla che si perde in fallo laterale. Rimane in attacco il Cassano, un'altra chance. Ponti per Boggio, terzino sinistro, ma non controlla la palla, viene recuperata Menolovic, scambia con Dalla Costa, poi ritorna Ramona in velocità e va a realizzare. Abbiamo detto tante volte nel primo tempo, non perdona il Salerno, ottima difesa e quando recuperano il possesso palla hanno una seconda fase veramente veramente efficace, non perdonano, ogni volta hanno avuto possibilità di fermare il nostro attacco, prontamente trasformati in azioni di contropiede. Riprendiamo il nostro gioco, Gozzi per Romualdi, palla che si perde lateralmente ma c'è 9 metri, rimaniamo in attacco. Ponti uno contro uno, fa buona guardia Manolovic, riprendiamo ancora un altro 9 metri, ogni volta arrivare al tiro ci costa tanta energia, energia che poi viene meno nella fase difensiva. Questo è il life motive di questo match. Ovviamente della superiorità tecnica e fisica del Salerno sapevamo, si sperava in una partita praticamente perfetta, nella possibilità di approfittare qualche errore, però fino a questo momento il Salerno errori ne ha fatti pochi, non dando nessun tipo di chance. Ora spazia anche la giovanissima Di Giulio mentre siamo in attacco, cambia l'estremo difensore del Salerno, dà spazio alla giovanissima numero 12 coach Apam, possibilità di mettere in cascina minuti di esperienza. Tanto Dalla Costa prova a cercare solo sempre via centrale, palla che si perde lateralmente ma c'è ovviamente un fallo con Ilaria che era finita a terra. Pronto a riprendere il gioco Lauretti Matos, Manolovic gli dice dove piazzarsi, prende il gioco Kranic, finta il passaggio, poi entra lei stessa, la palla che va oltre la traversa ma ancora una volta è stata spinta al momento del tiro, quindi si riprende con 9 metri, fa segnare l'esatto punto che prende il gioco l'arbitro. Eccoci qua Manolovic, Dalla Costa, siamo sotto passivo però attenzione, questa volta fa buona guardia la difesa del Cassano, poi un pizzico di sfortuna perché il tiro di Manolovic prende pieno palo, rimbalza sulla nuca di Bertolino, subentrata Milosevic in questo secondo tempo, poi carambola in porta. Ora tenta Gozzi un tiro in sottomano ma lo respinge Lauretti Matos, poi per fortuna la stessa Gozzi è la più veloce a recuperare la palla. Rimaniamo in attacco, lunghe trame, Montoli, Broggi, Lisa Ponti arriva in velocità ma non si fida a tirare, scambia ancora con Zannellini, ancora Ponti, cercava il pivot ma respinge la difesa, poi la più veloce Dalla Costa ma non riesce a servire la compagna, palla recuperata da Zannellini, Ponti non c'è chance di andare in velocità, ancora si attende che si schieri a difesa, si schieri l'attacco e si riparte da capo, chiama schema Lisa Ponti, si sposta Montoli, Broggi, non c'è spazio neanche per il passaggio, Lisa Ponti deve andare uno contro uno, ancora nulla di fatto, deve risalire Broggi, chiusa la difesa del Salerno, non ci sono chance, deve inventarsi questo uno contro uno Broggi, poi scivola ma c'è anche la spinta di un avversario, riprendiamo il gioco ma siamo sotto passivo. Taglia doppio Zanellini, vediamo se si riesce ad allargare un po' le maglie a difesa salernitana. E alla fine disturbo di Canessa, ma poi litiga con la palla Ponti, cediamo agli avversari e in velocità non perdona, come già tante altre volte nel corso del match. Ramona Manolovic porta a 19 le reti della sua squadra.
E cambia cabina di regia coach Milanovic, dentro Giulia Laita ad organizzare il gioco del ragazzo Amaranto. Taglia doppio Zanellini, trova passaggio per Boggi, Romualdi, scarico all'ala ancora per Zanellini che nel frattempo aveva recuperato la sua posizione e finalmente con un po' di passaggio in velocità Cassano riesce a trovare la via del tiro del gol, poi perde palla ancora dalla Costa, la recupera Zanellini, tenta di servire Laita ma la palla è un po' arretrata, peccato. Sono proprio questi piccoli particolari che bisogna cercare di mettere, di migliorare. Dicevamo, l'unica chance di battere una squadra come Salerno è essere pressoché precise. Tanto viene chiesto un controllo al tabellino degli altri, perché anche noi ci sembra ci fosse un gol di troppo, quella realizzata da Manolovic, fosse in contropiede, fosse la 18esima rete, non la 19esima. Ora vediamo, si consultano gli altri, però vedo che stanno controllando più che il tabellino dei gol e il tempo, perché sembra che il tabellone ufficiale si sia fermato al 10° minuto, non vada oltre, quindi credo che, infatti vediamo, arriva il tecnico, quindi probabilmente si è fermato da solo il cronometro al 10° minuto, cioè, questo ci pare di capire, quindi confermiamo il punteggio è 9-19. Nel frattempo viene sistemato il tabellone elettronico. Ora è stato resettato, vediamo, stanno ricaricando il punteggio. Viene giustamente riportato sul 9-19, il tempo di gioco è 10 minuti e 18 secondi e da qui si può ripartire con il Salerno in posizione offensiva. Eccoci qua, ripreso il gioco, guardiamo fischio dell'arbitro, i signori Dionisi e Maccarona, e riprendono le ostilità. Cassano che è passato in 5-1 con Zanellini punta avanzata, Manolovic per Canessa, cerca il varco via centrale dalla Costa, nel frattempo è entrata anche con numero 5 Motta alla destra, ruba palla Montoli, poi rimpallo favorisce proprio Motta che arriva al tiro ma si oppone Bertolino e poi Zanellini si butta a recuperare il pallone, Bertolino per la seconda fase va in velocità a Broggi, supera Kranic in 1-1 e insacca all'angolino, bel gol di Eva Broggi che è arrivata in velocità, ha superato la diretta avversaria 1-1, è andata a realizzare dove Di Giugno non poteva arrivare. 10-19 quando siamo all'11° minuto del secondo tempo. Peccato, ci voleva un po' di più di precisione nel gestire i palloni nella prima fase di gioco. Ora ovviamente il Salerno ha preso un vantaggio netto, quindi magari anche un minimo di deconcentrazione da parte loro. Intanto bella rete di Kranic che era tagliata a doppio pivot. Dicevamo, ormai il Salerno può gestire il vantaggio, sì, ha commesso qualche errorino, ma ormai il divario è netto, ci voleva maggiore precisione da parte dei nostri ragazzi nella prima frazione di gioco, impedire al Salerno di allungare il punteggio, giocare in tranquillità. Ora ovviamente 10 gol da recuperare, sono tanti, anche perché sono giusto 10 le reti messe a segno dal Cassano in 42 minuti di gioco, non è facile realizzarne altrettante e recuperare lo svantaggio accumulato. Ancora un passaggio impreciso, recupera palla Motta, può partire Salerno in contropiede, per ora una seconda fase, cerca il pivot, scambia con Dalla Costa, si libera l'1-1 e supera l'estremo tentativo di Bertolino, uscita per le dorso, ma riesce solo a toccare il pallone, non impedire allo stesso di entrare nella rete dalla difesa. Torniamo in avanti, Giulia Laita chiama schema, si posiziona Montoli, chiama palla, poi taglia Giulia Milan, nel frattempo è entrata anche numero 89 all'ala destra,
Romualdi, Boggi, prova da fuori e entrate in partita in questo momento, due gol consecutivi, due buone azioni di Eva, si è finalmente sciolta, undicesima rete per il Cassano. Cassano che in questo momento sta giocando praticamente con l'Under 20, ricordiamo poi nei primi giorni di gennaio partirà finalmente anche il campionato Under 20 con un concentramento che si giocherà, attendiamo ancora l'ufficialità, ma dovrebbe svolgersi al Palatac nei giorni 4, 5, 6 gennaio con protagoniste Cassano appunto, Ferrarin, Leno e Malo. Tanto ha recuperato un pallone di difesa, poi ci si avventa sulla palla vagante, per ora è rimasta a terra Giulia Gozzi, però sembra nulla di grave, anche se il possesso palla era del Salerno, sì, la palla è stata catturata da Salerno, poi giustamente gli arbitri hanno fermato il gioco per permettere il soccorso a Giulia Gozzi, ma possesso palla del Salerno, riprende il gioco, 11-21 punteggio. Manolovic, Kranic supera Montoli, uno contro uno e appunto lanciata sui 6 metri, nulla può Bertolino, 11-22, noi siamo al 14esimo. Seconda fase, rimessa da centro veloce, palla che arriva Gloria Montoli, viene fermata sui 6 metri, è semplice 9 metri però a giudizio degli arbitri, non c'è rigore, per come reclamato a gran voce dalla panchina cassanese, ma chiaro il segno dell'arbitro, 9 metri e con tale ripresa del gioco sono ricominciate le ostilità. Doppio pivot per Cassano, cercava di servirne caparbiamente Gloria Montoli, cioè questa volta difende il possesso palla, difende la posizione, riesce a girarsi e va a realizzare, 12esima rete per il Cassano. Stavolta non è andata a cercare un fallo in attesa di un fischio arbitrale, ma si è girata in qualche modo, è riuscita a mettere la palla in fondo al sacco. 12-22 quando siamo esattamente a metà ripresa, quindi tre quarti di gara. Manolovic perde palla sul palleggio, la riconquista Gloria, parte la seconda fase, Zanellini contro Kranic, poverina non aveva chance di superarla verso l'abbrivo, quindi non poteva sfruttare velocità, a quel punto dal punto di vista fisico non aveva possibilità, ha dovuto fermarsi, comunque brava a gestire il possesso palla, quindi attacco per il Cassano ancora una volta organizzato da Giulia Laita, guardiamo Boggi e Romualdi due terzini in questa fase di gioco con Milan e Zanellini all'ala e Gloria Montoli pivot e Bertolini in porta, ancora bel passaggio, bell'assist di Romualdi per Montoli, quindi dopo la due reti consecutive di Boggi abbiamo doppietta di Gloria Montoli, poi Kranic che affonda il colpo, passaggio per Lauretti, si libera bene sulla mattonella e supera un incolpevole Bertolino, gap che si è stabilizzato sulle 10 reti, ora vediamo buona azione da un lato e dall'altra, gol del Cassano risponde sempre a Salerno che non sta affondando il colpo, però anche sul gioco organizzato senza spingere la seconda fase restano comunque giocatrici pericolose. Dentro ancora Sofia per Sofia Ferrazzi e Visentì come terzini, un attimo di riposo per Gozzi e Romualdi e Eva Boggi invece confermata in campo ma nel ruolo di pivot, quindi cambia un po' le carte in tavole Milanovic, Visentin, Ferrazzi uno contro uno, ancora per Visentin, scarico all'ala per Milan, cerca il tiro sul primo palo, cerca di sorprendere Di Giugno che si era spostato al secondo palo ma con il ginocchio riesce a fermare la palla, Salerno che riparte, Manolovic per Motta, deve risalire, non c'è spazio, poi prova ancora uno contro uno, alla fine costringe Laita a commettere fallo, quindi Salerno che rimane in avanti. Chiama schema Casale, schema 2 per il Salerno. Difesa del Cassano sempre più fonda, esce fuori il pivot, questo è previsto dallo schema, poi la stessa Lauretti che si infila in mezzo alla difesa costringendo al fallo Ferrazzi, quindi tiro dai 7 metri,
assegnato dalla coppia arbitrale. Se ne proverà a realizzarlo Ramona Manolovic, numero 15, contro Nila Bertolino. Una finta e poi scarica sul lato opposto, tenta in extremis Bertolino di andare giù in parata spaccata, ma il tiro è preciso oltre che secco, quindi va a realizzare. 13-24 il punteggio. Noi siamo al 18° minuto della ripresa, 12 al termine. Attacco del Cassano, Laita, Visentin, prova l'uno contro uno, poi scarica ancora per Laita, tiro improvviso che rimbalza davanti ai piedi di Giugno, quasi sorprendendolo. Il tiro non era forte, ma ha avuto due rimbalzi strani sul terreno, però in extremis di Giugno riesce a neutralizzarlo. Poi tiro da fuori di Manolovic, ma non si fa sorprendere questa volta Bertolino. Bella parata di Nila. Visentin disturbata da Lauretti in maniera eccessiva e quindi sanzione 2 minuti per il numero 24 del Salerno, Lauretti Matos, che è andata in maniera eccessivamente aggressiva. Abbiamo visto calare il braccio dal lato alla ricerca del pallone, ma gesto considerato eccessivo da parte dell'arbitro. Quindi 2 minuti di superiorità numerica per il Cassano, con Ferrazzi che taglia doppio pivot proprio per allargare ulteriormente la difesa. Laita per Zanellini, buona l'idea di cambiare lato per creare difficoltà di difesa avversaria, ma il passaggio non è preciso come poteva essere questo su Ferrazzi, quindi c'era fallo, danno vantaggio agli arbitri. Palla che arriva alla stessa Laita, a quel punto solo sui 6 metri, va a superare Di Giugno realizzando la 14esima rete personale, credo, scusate, la 14esima rete di squadra, credo la prima personale per Giulia Laita. 14-24, sempre quelle 10 reti di scarto, si trascino dall'inizio della ripresa. Ricordiamo il primo tempo chiuso sul 7-15, poi Salerno che si è portato subito sul più 10 incrementando le due reti di vantaggio, ed ora questo più 10 è praticamente cristallizzato da una decina di minuti, col Cassano che sta trovando maggiori percentuali in attacco e Salerno che è pronto a rispondere però dalla parte opposta del campo. Ed ora bella rete di Ramona Manolovic da fuori, supera la difesa e supera anche Bertolino, che ha visto il pallone arrivare all'ultimo e non ha avuto tempo di reagire per opporsi. Torniamo in attacco, Ferrazzi, Laita e Visentini in questo momento i tre terzini. Salerno sempre in 6-0, non hanno difficoltà ad attuare questa difesa, quindi non c'è motivo per cambiare. Ovviamente maggiore altezza media da parte delle nostre avversarie. Palla che stava per arrivare a Brogi, ma poi cadendo Kranic commette fallo su Eva, quindi tiro da 9 metri ha segnato le ragazze Amaranto. Riprende il gioco Visentin, Laita, Ferrazzi, scarico per Zanellini, peccato, la buona l'azione, si era creato il varco, l'angolo buono per Zanellini, ma palla leggermente alta e la deve inseguire e non riesce a raggiungerla. Zanellini può solo toccarla, ma non riesce a impedire che la palla le sfugga via e si perda sul fondo. Riparte il Salerno, ha superato l'inferiorità numerica, quindi rientra tra i pali di Giugno. Prova Kranic la penetrazione, si oppone Bertolino, ma viene anche fermato in maniera fallosa. Quindi c'è sicuramente un 9 metri e credo un 2 minuti per Sofia Ferrazzi, autrice di questo fallo su Kranic. Quindi si riprende il gioco, questa volta è il Cassano che è inferiorità numerica. Dovrà gestire al meglio questo attacco con un difensore in meno. Poi in compensione tra Casale e Manolovic, palla che viene recuperata, ma ovviamente siamo sotto passivo. Andrà al tiro velocemente il Salerno, ci prova da fuori ancora Manolovic, realizza. Ed ora vediamo se il Cassano sceglierà di giocare senza portiere. No, per ora Nila resta tra i pali, quindi Cassano che attacca presumibilmente senza il pivot, così è.
tre terzini, due ali, nessuna giocatrice in mezzo a difesa avversaria. Ovviamente se già c'erano difficoltà prima a trovare i varchi, a maggior ragione ci sono adesso. Infatti proviamo a mettere comunque Boggi in mezzo difesa avversaria, rinunciando dei tre terzini, e poi arriva il time out chiesto da coach Milanovic per dare nuove indicazioni alla squadra. Ha fatto tanti cambi, quindi presumibilmente deve riorganizzare un po' le fila. Sta dando spazio a giocatrici più giovani, ricordiamo ci sarà comunque questo concentramento valido per le qualificazioni dell'Under 20. Non sappiamo, non c'è ancora ufficialità che questo si svolga a Castellano, ma però sicuramente nei primi giorni di gennaio si svolgeranno queste gare per Under 20, quindi coach Milanovic sta approfittando anche per provare soluzioni di gioco con le ragazze più giovani in campo. Nel frattempo ricordiamo siamo giunti al 22esimo minuto, il punteggio per ora vede Salerno in vantaggio di 12 reti, 14-26. Sapevamo che Salerno era comunque più forte, dovevamo essere molto molto più precisi, non lo siamo stati soprattutto nella prima fase di gioco, e Salerno ha preso subito un vantaggio netto. A quel punto ha potuto gestire con tranquillità, hanno commesso anche qualche errorino anche loro, però dovuto al fatto di appunto giocare senza troppe pressioni. La partita si è incanalata fin dai primi istanti di gioco su un certo binario, quindi sapevamo, e nulla hanno potuto le nostre ragazze. Dovrà solo da portare a termine questo match cercando di accumulare più esperienza possibile. Boggi per Milan, Visentin, Laita, prova l'uno contro uno, viene disturbata, riesce a scaricare comunque Visentin, che poi ancora per Laita, trova la penetrazione. Bello questo gol di Giulia Laita, in maniera caparbia, è riuscita a trovarsi il varco. Ora però attenzione, perché Salerno spinge a carimessa dal centro, Manolovic per Canessa, supera Visentin. È mancato solo l'ultimo passaggio, perché Lauretti Matos era sola, ma il passaggio è un primo lungo, ed ora prova il contropiede, prova il lancio, ma anche per Zanellini la palla è troppo oltre la possibilità di agganciarla. 15-26, sempre 6 e mezzo al termine. Casale a organizzare il gioco, Manolovic, Kranic, palla un pelino alta, deve impegnarsi per raccoglierla. Manolovic da parte opposta per Canessa, bello il pallonetto di Canessa Perez, che va a superare la mezza uscita di Bertolino, e pallonetto preciso a parte dall'ala sinistra del Salerno. La parte opposta, Laita, Visentin, Boggi, scarico per Milan, non c'è spazio, deve risalire. Chiama ordine Visentin, ha detto questo attacco non è andato a buon fine. Chiama schema. Boggi a doppio pivot, Visentin per Laita. Ancora scambio di posto, deve risalire anche Zanellini. Proverà l'uno contro uno per dare velocità. Visentin cambia lato, bella l'idea di servire Boggi, ma ha capito tutto Manolovic. Provato a cambiare il giro di palla, ma Manolovic ha intuito le intenzioni. Recupera palla, quindi bisogna stringere i denti, difendere. Ottima circolazione di palla del Salerno, però buona anche la risposta delle nostre ragazze, che riescono a difendere al meglio, costringendo il Salerno a fermarsi e ricominciare tutto da capo. Buona questa azione difensiva del Castellano. Ecco, bisogna cercare di prendere questi segnali positivi per trarne insegnamento. Doppio pivot in questa fase, quindi bisogna riaggiustare difesa. Grande parata di Nila, poi sulla respinta ancora Canessa Perez, ma ancora doppia risposta di Nila, poi contropiede per Gloria Montoli, ma si fa notare dalla parte opposta anche giovanissimo Di Giugno, portiere, secondo portiere del Salerno.
Grande azione difensiva di Cassano, che ha difeso bene, ha costretto due tiri difficili dall'ala con due belle risposte di Nila Bertolino, poi contropiede vanificato, ben servita Gloria Montoli, ma si è girata e a sua volta ha trovato l'opposizione del portiere di Giugno. Ora riparte il Salerno con palla a Matos, ancora parata di Bertolino, ma contemporaneamente c'era anche una spinta sul numero 24 salernitano, quindi tiro dai 7 metri guadagnato dal pivot, ed ora sarà Ramona Manolovic a tentare la trasformazione dai 7 metri. Questa volta non fa finte, tiro immediato subito sul fisco dell'arbitro, palla all'angolino dove Bertolino non può arrivare. 15-28 il punteggio quando siamo entrati negli ultimi 4 minuti di gioco. Rientrata nel frattempo Ponti, quindi minuti anche per lei. Boggi, Visentin, prova a sorprendere tutti da fuori, supera la difesa ma Di Giugno si fa trovare pronta. Palla ben indirizzata all'angolino ma si allunga con la manona Di Giugno e va a spazzare il tiro fuori dalla porta. Casale, piazza le compagne. Kranic, Manolovic, palla Caressa, ritorna ancora Manolovic uno contro uno, può servire Lauretti, disturba la palla Milan, poi Boggi e Visentino riescono comunque ad addomesticarla, palla che si perde sul fallo laterale, rimane in attacco il Salerno, nuova chance per Casale che chiama ancora schema, 4 destra. Manolovic per Canessa, era un tentativo di volo ma se ne accorta l'alta, va a disturbare la ricezione, poi fallo su Ponte sulla ripartenza, ancora secondo tentativo, Visentin scarica per Gloria, c'era forse lo spazio per entrare la stessa Nadine al tiro, non se l'è sentita, e poi attenzione, seconda fase del Salerno, fortuna al passaggio per Manolovic, un pelo lungo, può ripartire Milan, Visentin attacca uno contro uno, questa volta che forse doveva scaricare su Milan, prova la penetrazione però viene fermata fallosamente dalla stessa Manolovic in maniera eccessiva a giudizio dell'arbitro, 2 minuti e tiro dai 7 metri conquistato da Nadine Visentin. Vediamo chi si appresta al tiro, sarà Gloria incaricata della trasformazione, Gloria Montoli numero 10 del Cassano. Tendiamo il fischio dell'arbitro che c'è anche la sanzione di 2 minuti, quindi traversa piena, peccato, aveva superato il portiere ma la palla si stampa sulla traversa con un nulla di fatto, riprende il gioco con Salerno in attacco, 2 minuti al termine, sempre 15-28 il punteggio. Motta deve risalire, cerca di superare Ponti ma non si fa superare Elisa. 9 metri, riprende il gioco. Lauretti, Kranic, Casale, prova da fuori, respinge Bertolino, poi guanta il pallone Elisa Ponti, riparte la seconda fase del Cassano, ormai difesa del Salerno schierata. Deve fermarsi Elisa Ponti, cercare Poggi, prova a ridare un'altra accelerata. Supera Kranic ma poi arriva in seconda battuta Casale a commettere fallo, 9 metri per il Cassano, prende il gioco, no, fa segno Gloria che la palla sia sporcata, probabilmente con la pece ha recuperato un po' di sporco, c'era cioè sul terreno di gioco oppure si è bagnato nel sudore giocatrice. Comunque cambio pallone per questi ultimi minuti di gioco, siamo entrati nell'ultimo minuto, prende gioco con Ponti e Broggi, diamo quello che probabilmente è l'ultimo attacco per il Cassano, poi ci sarà un'ultima azione per il Salerno, più o meno questo dovrebbe essere l'andamento, poi palla persa a Visentino, riesce a recuperarla Milan, Laita, Ponti cerca soluzioni, Visentini, la palla un po' arretrata, deve lottare per mantenere il possesso, siamo sotto passivo, riesce a recuperarla ma bisogna arrivare al tiro,
Siamo Simenta Ponti, Visentin deve scaricare all'ala, poi riesce a superare in qualche modo il suo avversario, va al tiro realizzando, 16esima rete per il Cassano, 20 al termine, ultima azione per il Salerno. Casale va in uno contro uno, palla che arriva a Motta che supera Bertolino in uscita, quindi va a realizzare Motta. Ultimo tiro per il Cassano. Non abbiamo capito se ha fischiato 9 metri, no, non ho fatto in tempo a fischiare fallo, quindi il gioco che è finito. Sì, non sembrava 9 metri, ma così non è, quindi azione che si è finita con Lisa Ponti che aveva ancora palla in mano. Decidono che può bastare così, quindi col punteggio finale di 16-29 il Salerno conferma la sua superiorità, mantiene a testa la classifica, ovviamente al netto delle partite che quasi tutte le squadre hanno da recuperare, però ricordiamo, tra virgolette, possiamo dire che il Salerno allo stato attuale della classifica è campione d'inverno, e poi vedremo quando saranno recuperate le partite mancanti a conclusione di questo girone d'andata. Quindi Cassano 29, Salerno, scusate, magari Cassano 16, Salerno 29. Qua dalla Pala Santa Filomena di Chieti, nuovo centro tecnico federale, è tutto. Io ringrazio il buon Davide Bianchi, non l'ho fatto all'inizio, ma ci ha assistito alla parte tecnica. Ovviamente siamo in trasferta pur giocando in casa, quindi abbiamo trasferito tutta l'attrezzatura tecnica qua a Chieti, e grazie al buon Davide siamo riusciti a trasmettere ugualmente questo match. Io vi ringrazio e vi auguro come sempre buona pallamano a tutti.